buonasera a tutti. Mi fa piacere vedere che siete riusciti a venire nonostante i problemi meteorologici e le piogge torrenziali della giornata. Qui con noi questa sera ci sono 3 componenti su 4 della Commissione Lavoro del Senato. Abbiamo con noi Nunzia Catalfo del Meetup di Catania, che è il nostro capogruppo in Commissione Lavoro. Sergio Puglia del Meetup di Portici, in provincia di Napoli. E poi abbiamo Sara Paglini, che è del Meetup di Carrara. Io sono il sottoposto della senatrice Taverna. Va bene, e ci esporranno l'atto Senato 1148, che è uno dei nostri cavalli di battaglia che da sempre portiamo avanti, è uno dei punti principali, appunto, dei 20 punti del programma nazionale, ovvero il reddito di cittadinanza. Non dico altro perché lascio sicuramente la parola a loro, che saranno a spiegarvelo nei minimi dettagli, in modo tale che potremo poi riportarlo a tutti gli attivisti ai vari banchetti locali. Grazie. Vi racconto un po' la storia, come è nato tutto. È nato dalla nostra campagna elettorale e non appena ci siamo insediati abbiamo avuto la possibilità di iniziare a lavorare seriamente su quello che è il nostro programma. Ci siamo riuniti, si è formato un gruppo di lavoro tra Camera e Senato, quindi di deputati e di senatori, e abbiamo iniziato a studiare e a valutare su come fare la nostra proposta di legge. Cosa abbiamo fatto? Perché è importante sapere anche il pregresso. Abbiamo studiato, ci siamo divisi in sottogruppi, abbiamo studiato le proposte di legge e le leggi normative già esistenti in Europa, quindi in Francia, in Germania, in Inghilterra. Poi c'è stato un gruppo di lavoro che si è occupato di osservare, guardare, studiare tutto quello che sono state le proposte di legge ad oggi presentate da altri gruppi parlamentari e in effetti dal 2000, anche nella scorsa legislatura, altri gruppi parlamentari non hanno presentato proposte di legge come reddito di cittadinanza, ma come reddito minimo garantito e quant'altro. E un altro gruppo di lavoro si è occupato di ascoltare tutte le associazioni che si sono occupate di studiare questa tematica, compresa l'associazione che fa capo a BIN, un gruppo di associazioni che hanno presentato al Senato e alla Camera, credo forse solo alla Camera, una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del reddito di minimo garantito. E abbiamo sentito economisti, ci siamo consultati con economisti del lavoro, economisti in genere, e ci siamo messi all'opera. E così è nato. E quindi nasce dal contributo di tutti e poi man mano abbiamo scritto la normativa. Fatta la normativa, l'abbiamo presentata in assemblea, adesso come sapete tutti è inserita all'interno del sistema operativo nostro, del movimento, perché questo è quello che noi vogliamo, cioè non essere i rappresentanti, abbiamo sempre detto noi siamo i portavoce. I portavoce vuol dire che portano avanti la voce del movimento, lavoriamo sul nostro programma, ma questa proposta di legge che in questo momento è sul portale sarà sicuramente arricchita, modificata, valutata, controllata, e meno male, da tutti gli iscritti al movimento, da tutti i cittadini, e alla fine di questo percorso avremo la proposta di legge definitiva. Quindi penso che molti di voi avranno avuto modo di collegarsi al portale, al sistema operativo, e già abbiamo più di 6.000 interventi. Molti anche abbastanza buoni, qualcuno anche tecnico importante, qualcuno che ci fa notare dei piccoli errori, perché in effetti può esserci anche, ci sono dei piccoli errori. Non è stato facile scrivere questa proposta di legge perché
non è una proposta che si limita all'istituzione semplice del reddito di cittadinanza, ma si occupa anche di riordino dei servizi per l'impiego, vi è un articolo che istituisce il salario minimo, vi sono tutta una serie di accorgimenti, e dietro ad ogni parola c'è un ragionamento, un pensiero che abbiamo fatto ed inserito all'interno. Magari poi li valuteremo e vi spiegheremo insieme ad uno. Non abbiamo la pretesa di avere in mano la verità, nel senso che per fare una proposta di legge di questo genere, che quasi quasi è una riforma, e man mano che adesso apporteremo le modifiche, grazie a tutti i vostri contributi, i contributi degli attivisti, sicuramente lo diventerà ancora di più di adesso una riforma, e quindi potrebbe anche risultare in alcuni punti grezza, perché per fare una riforma di questo genere, di questa portata, vi è bisogno di un ministero, ecco. È una cosa che di solito fa un ministero, quindi a differenza di altre proposte di legge presentate da altri gruppi parlamentari o anche della proposta di legge presentata, quella di iniziativa popolare, qui vi stanno tante altre cose che necessitano di apporti tecnici, quindi che ben vengano anche sul portale tutti gli apporti tecnici che ci possono essere e che si possono evidenziare, perché è complessa in tutto il suo articolato. Scusate, mi tosse. Allora, partendo da, magari se volete lo leggiamo insieme, il primo articolo, insomma, riguarda solo proprio le finalità della legge, ci riporta ai principi sanciti nella Costituzione, ai principi sanciti inerenti ai diritti del cittadino e dell'essere umano, e chiaramente questa è una misura, e ci tengo a dirlo perché a volte è una cosa che noi dobbiamo dire, perché ci stanno in qualche modo, non dico attaccando, ma dicono è una misura di politica passiva. No, il reddito di cittadinanza, così come noi l'abbiamo previsto, non è un ammortizzatore sociale mero, fine a se stesso, non è come dire ti do la cassa integrazione in nero, non ti do una misura e tu stai a casa, non è un sussidio, è una misura di politica attiva in tutto e per tutto. Quindi con questa misura noi non solo cerchiamo di contrastare la povertà, quindi cerchiamo di tutelare tutte le persone che in questo momento in Italia vivono al di sotto della povertà relativa, adesso vedremo qual è la differenza tra relativa e assoluta, ma cerchiamo di far diventare il cittadino che in questo momento è a rischio di esclusione sociale, che sta vivendo una situazione di marginalità nella società, cerchiamo di farlo diventare parte attiva di quello che è la vita nella società italiana. Quindi è questo il vero apporto che si può dare per cambiare culturalmente e per dare dignità, libertà all'individuo, farlo diventare attivo. Perché? Perché noi contrastiamo tanto come movimento la social card o la carta acquisti, che dir si voglia, che adesso è stata inserita all'interno della legge di stabilità e per la quale noi nella Commissione Lavoro combattiamo dal primo giorno di insediamento in Senato e in Commissione. Perché a nostro avviso la carta sociale, la carta acquisti, scusate, io ho difficoltà pure a ricordarmi il nome, social card, e non solo a nostro avviso, è uno strumento di politica passiva, nel senso che viene dato come quasi elemosina, tra virgolette, alla persona, che non si può sostentare, ma innanzitutto è molto molto piccolo come sussidio, cioè non è un sussidio che davvero può ridare dignità alla persona o alla famiglia. La costringe, tra l'altro, costringe le persone a presentare in modo davvero che è poco dignitoso per l'individuo, presentare la carta e farsi riconoscere come persona
che qua Sara avrà da dire su questo, e farsi riconoscere come persona che quasi quasi insomma deve essere indicata. Noi vogliamo che l'individuo sia, pensiamo alla centralità dell'individuo nella società, quindi su questo deve essere basata la misura. Non solo, la carta acquisti o social card non è uno strumento che aiuta l'inserimento del cittadino in modo attivo nella società, ma è un sussidio, punto, basta. Il nostro strumento è qualcosa di diverso, quindi riportare, cosa intendiamo fare? Riportare attraverso l'enunciazione, no, di quegli articoli della Costituzione, riportare dignità al cittadino e riportarlo a vivere attivamente nella società. Nel secondo comma trovate infatti il reddito di cittadinanza è finito a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. Perché inseriamo questa cosa? Perché lo vedremo dopo. Noi riportiamo l'individuo ad inserirsi attraverso questa legge. Abbiamo sì un reddito di cittadinanza, cioè un reddito che permette alla persona di vivere dignitosamente, ma è anche una misura che riporta il cittadino ad inserirsi nel contesto lavorativo del proprio paese. Il diritto al lavoro, alla formazione, vedremo perché anche questo è se non si riesce a lavorare, non si è pronti per lavorare, non si ha un mestiere, allora il diritto a formarsi nel frattempo, a percepire il reddito e poi poter essere inserito nel mondo, nel contesto lavorativo, attraverso politiche finalizzate al sostegno economico, e quello è il reddito, e all'inserimento sociale, e questa è la cosa che dobbiamo sottolineare, perché noi vogliamo che la persona non abbia solo un reddito, ma che si inserisca socialmente, di tutti i soggetti in pericolo di marginazione nella società e nel mondo del lavoro. Tra l'altro, questo non è sancito solo nella Costituzione italiana, ma il contrasto alla povertà è uno degli obiettivi di Europa 2020, è una delle strategie di Europa 2020, l'Europa tanto decanta questa cosa, quindi credo che è anche il caso che l'Italia, tra l'altro l'Italia, il secondo e il terzo paese, forse tre sono i paesi, la Grecia, l'Italia e la Bulgaria, che non hanno previsto all'interno normative di sostegno al reddito, cioè misure di sostegno al reddito, noi non ne abbiamo. Il reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta. Lo scriviamo qua e poi lo evidenziamo negli articoli a seguire. Perché alla sua libera scelta? Perché secondo noi la persona non deve essere costretta a accettare qualsiasi tipo di lavoro, perché quello c'è e di quello ti accontenti. È il caso dei nostri giovani, e non solo i giovani, parliamo dei giovani, adesso parleremo più dei giovani di questo, dei giovani che studiano tanto, che si laureano e poi sono costretti, le intelligenze, no? La fuga di cervelli, le nostre intelligenze che sono costrette ad andare via, o ancora di più ad accettare dei lavori presso call center o come commessi o come cassieri dopo aver conseguito non so quante qualifiche, quante lauree, quanti master. Allora noi diciamo che la persona deve poter essere messa in condizioni di accettare un lavoro che sia comunque vicino alle sue competenze, cioè alle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale. Cosa vuol dire formale, non formale e informale? L'ambito formale è l'istruzione, cioè quella che si consegue normalmente a scuola, all'università, eccetera. Gli altri ambiti, le competenze conseguite negli altri ambiti, oltre che l'esperienza lavorativa nel caso, sono le esperienze ad esempio che si fanno attraverso il praticare degli hobby, o attraverso il volontariato in alcune associazioni, che magari sono anche lontane dal contesto di istruzione, che però a volte interessano l'individuo più di quello che invece era interessato al suo percorso di studio lavorativo, e che possono essere assolutamente spendibili in un contesto lavorativo futuro.